Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. La Brioni ha confermato il piano industriale 2021-2025 presentato per la prima volta ad aprile e che prevede tagli al personale in diversi siti produttivi per facilitare percorsi di ricollocamento individuale e collettivo. La Brioni ha sostenuto l'apertura di specifici punti di contatto nei propri siti che forniscono consulenza ai dipendenti, sia su aspetti previdenziali, sia per quanto riguarda per l'appunto la ricollocazione. Stefano Recanati. Se per l'avvertenza Riello potrebbe aprirsi uno spiraglio per la risoluzione della vicenda con un impatto meno tragico del previsto, per quanto riguarda la crisi Brioni, che vede coinvolti gli stabilimenti di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertone, il gruppo Kering sembra andare deciso per la propria strada. Dopo l'incontro presso il MISE di ieri, che fa seguito a quello analogo dello scorso 13 aprile e quello del 14 presso la sede di Confindustria Chieti Pescara, l'azienda ha sostanzialmente confermato la propria volontà del proseguimento con le proprie linee strategiche e attività operative. In particolare, annuncia l'azienda in una nota, alla luce dell'accordo quadro firmato lo scorso 22 giugno relativo alla gestione del piano industriale, ad oggi oltre 200 risorse nell'ambito dei 320 esuberi hanno già sottoscritto specifici accordi per la risoluzione consensuale incentivata dei propri rapporti. L'accordo garantisce un'integrazione del trattamento economico di cassa integrazione, la NASPI, a partire dal mese di firma dell'accordo e riconosce un importo aggiuntivo a titolo di incentivo dal primo mese della firma e fino alla maturazione del diritto alla pensione o al massimo fino al 31 dicembre 2025. Durante la videoconferenza la società ha anche aggiornato tutte le parti sui progressi fatti negli ultimi mesi rispetto al piano industriale, comprese le aperture dei nuovi punti vendita in Cina, ribadendo la propria ferma intenzione di voler continuare a procedere in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti, al fine di poter mettere in atto tutte le azioni necessarie per la difesa e il rafforzamento del marchio e per riportare la società a livelli di efficienza e redditività sostenibili nel lungo periodo. Dura però la nota rilasciata invece dai rappresentanti nazionali di CGIL, CISL e UIL. I vertici Brioni hanno confermato l'esubero di 321 lavoratori negli stabilimenti della provincia di Pescara. Da quando il gruppo Kering ha acquisito la Brioni, Proseguono si è solo preoccupata di ripianare i debiti, ma non ha mai realmente proposto un piano di rilancio del marchio storico italiano. La perdita di know-how rischia solo di impoverire la Brioni. Intanto i rappresentanti regionali dei sindacati fanno sapere che a seguito della riunione di stamani con il Ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione Covid-19 per ulteriori 9 settimane fino al 31 dicembre 2021. In questo modo la successiva cassa integrazione straordinaria partirà dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, salvo ulteriori proroghe di cassa integrazioni per Covid-19. La proroga vale per tutti i lavoratori, anche per coloro che hanno già sottoscritto il verbale di conciliazione. E ora il bollettino Covid. Sono 92 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.021 tamponi molecolari e risultato positivo il 3% dei campioni. La variazione dei nuovi casi dell'ultima settimana rispetto ai 7 giorni precedenti è pari a più 22%. Si tratta della crescita più consistente registrata negli ultimi mesi. Si registra un decesso recente, il bilancio delle vittime sale così a 2.559. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 97 anni. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 1.359, ovvero 31 in più rispetto a ieri, e di questi 46 pazienti e 2 in meno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 5, stesso numero di ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1.308 positivi accertati, 33 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti rispetto a ieri sono 60 in più e il decesso recente riguarda una 95enne della provincia dell'Aquila. Dei casi di oggi, 45 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 14 a quella di Chieti, 17 al Pescarese, 18 al Teramano, mentre una delle persone contagiate proviene da fuori regione. La cronaca, Daniela Lorusso, nota alle cronache anche come Lady Comadin, ha tentato il suicidio in carcere al Teramano, a Castrogno, dove è detenuta in custodia cautelare per aver distrutto alcuni fascicoli del processo in corso in appello sul tentato omicidio del suo secondo marito.
La donna ha cercato quindi di togliersi la vita con una bomboletta di gas. Ce ne parla Alfredo Primante. Solo il tempestivo intervento prima della polizia penitenziaria, poi del personale sanitario, ha evitato un tragico epilogo per il tentato suicidio di Daniela Lorusso, meglio nota alle cronache come Lady Coumadin, protagonista di diverse vicende giudiziarie, prima fra tutte quella relativa al tentato omicidio del secondo marito, per il quale è stata condannata in primo grado a 13 anni e 8 mesi di reclusione. Attualmente Lorusso è detenuta nel carcere di Teramo per aver distrutto alcuni fascicoli del processo che ora pende in corte d'appello sul tentato omicidio. Lorusso, verso le ore 22 di ieri, ha cercato di togliersi la vita inalando una bomboletta di gas del fornelletto da campeggio in uso ai detenuti per riscaldare le vivande. L'intervento degli agenti della penitenziaria, che le hanno strappato la busta di plastica che si era legata al collo con all'interno la bomboletta di gas aperta, ha evitato il peggio. Qualche giorno fa c'è stata la prima udienza davanti ai giudici del secondo grado per il processo sul tentato omicidio e il nuovo avvocato della donna, Gianfranco Di Marcello, ha chiesto ed ottenuto per la sua assistita una perizia psichiatrica per capire se effettivamente esistano problemi e fino a che punto arrivino in relazione sia alla pericolosità sociale sia al fatto di essere in grado di seguire il processo in corso. Ieri poi c'è stato il gesto suicida della donna nell'ala femminile di Castrogno. E ora la politica arriva puntuale, la replica dell'ormai ex vice sindaco di Silvi, Fabrizio Valoscura, al sindaco Andrea Scordella dopo l'azzeramento della giunta comunale. Il dirigente di Idea ritiene che la sottoscrizione di un comunicato di intenti debba essere preceduta da un confronto a tutto tondo su ciò che è stato fatto. Vediamo il servizio. Nelle facoltà del sindaco c'è la possibilità di azzerare la giunta, cambiare assessore o deleghe agli assessori. Mi piacerebbe più una condivisione, però aspettiamo l'idea e diciamo, la rotta che ha preso, sperando nel bene dei cittadini. E lo stesso Fabrizio Valloscura, dirigente di Idea ed ormai ex vice sindaco del comune di Silvi, a chiarire le voci che vorrebbero una sua mancata firma apposta sul documento Patto per Silvi 2028, la causa dell'azzeramento della giunta comunale ratificata dal primo cittadino Andrea Scordella. A questo punto Valloscura sembra sempre più lontano dall'essere riconfermato in giunta dopo i dissapori che si sono verificati anche nei mesi scorsi. E sembrava quasi che non lo volesse firmare, cosa non vera assolutamente. Io faccio parte di questa maggioranza, avevo chiesto al sindaco di sederci intorno a un tavolo, come si fa nella politica normale, di chiarire alcune situazioni e di costruire sulla roccia, come ho dichiarato, un patto che vada verso le prossime elezioni con un centrodestra unito. Noi siamo qui a disposizione e lavoriamo per i cittadini. I cittadini ci hanno votato nella volta scorsa e vorrei che lo facessero anche la prossima volta. I tempi che lo statuto comunale impone per ricostruire l'organico collegiale disciolto sono piuttosto stretti, infatti il sindaco ora avrà a disposizione 15 giorni per ricomporre una nuova giunta, ma dovrà fare i conti con i consiglieri Massimo Santone e Andrea Di Cenzo, che mesi fa sono usciti dalla Lega per formare un altro gruppo consigliare e ambiscono a ottenere un assessorato. Il sindaco ci ha parlato di un tavolo, noi siamo ben felici di poter partecipare e di capire quale rotta ha preso, dobbiamo avere fiducia del sindaco. Avrà sicuramente un'idea e delle proposte da farci. Quanto può rischiare la giunta comunale? Può rischiare. Io vorrei che non rischiasse nulla. Io vorrei che intorno a un tavolo ci si metta d'accordo. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo tanta carne al fuoco e portarle alla fine. Ed è polemica anche in seno al Consiglio Comunale di Pescara su un finanziamento da 15 milioni di euro previsto nel bando del MIT, del Ministero per le Infrastrutture, qualità dell'abitare, che secondo il centro-sinistra il capoluogo adriatico avrebbe perso. Paolo Renzetti. Polemica a distanza a Pescara fra maggioranza e opposizione sui 15 milioni del programma Qualità dell'Abitare destinati alla riqualificazione del capoluogo adriatico e che secondo il gruppo consigliare del Partito Democratico sarebbero a rischio. Una denuncia forte, quella del centro-sinistra, che chiama in causa la giunta Masci. Ma noi siamo molto preoccupati perché questa è la terza brutta notizia che arriva per il comune di Pescara nel giro di poche settimane, perché ricordiamo che qualche settimana fa il comune si è piazzato molto in basso
messo in un altro bando, quello per l'edilizia scolastica, e mette a rischio ad esempio il progetto di riqualificazione della scuola di Via Montesiella. Poi c'è stata la bocciatura molto pesante del progetto Sport e Periferie con il progetto appunto del campo sportivo dei Gesuiti, e adesso arriva questo bassissimo posizionamento del Comune di Pescara al posto numero 246 su 271 per questo grandissimo bando. Siamo molto preoccupati perché ci auguriamo chiaramente che il progetto venga finanziato, perché Pescara deve avere queste risorse. Ma se questo è l'approccio con cui l'amministrazione si pone verso il PNRR, siamo molto preoccupati per la capacità di questa giunta di intercettare finanziamenti esterni al bilancio che sono in realtà decisivi per il futuro di Pescara. Il rischio non c'è, perché nel 2022 arriveranno fondi notevoli da parte dello Stato e dell'Europa attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e siccome il nostro progetto era all'interno di quella graduatoria e quindi ammesso per tutte queste questioni che ho appena elencato e anche altre, noi abbiamo ragionevole certezza che nel 2022 verranno ripristinati fondi di 400 milioni di euro che invece sono stati momentaneamente sottratti dallo Stato per una scelta di carattere politico amministrativo, e che quindi non sono destinati non solo a noi ma a tanti altri comuni come noi che avevano presentato progetti interessanti. Ci sarà quindi anche la riqualificazione del quartiere Rancitelli? Certo, era ciò di cui stavo parlando, ma non solo questo, e quindi il nostro progetto sul ferro di cavallo, ma anche il completamento del teatro Michetti, lavori importanti anche a Borgomarino Sud, sono tante idee ma che devono essere sviluppate e che garantiranno alla città da qui a pochi anni un grande sviluppo in zone della città che necessitano di interventi di riqualificazione. Si chiama Io non rischio la manifestazione della Protezione Civile che si terrà a Chieti e Pescara domenica 24 ottobre. L'iniziativa è stata presentata oggi dalle due amministrazioni comunali. Domenica 24 ottobre, in contemporanea con altre città italiane, anche Pescara e Chieti parteciperanno alla campagna Io non rischio. Oltre al punto informativo, i cittadini troveranno infatti dei gazebo dove informarsi sulle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi di Io non rischio, realizzati online nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale e dunque anche nei due capoluoghi, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico e sul rischio maremoto. È una campagna nazionale dove Pescara aderisce anche quest'anno. Lo scorso anno c'è stato un break perché a causa pandemia non si è svolta, quest'anno riprendiamo da dove avevamo lasciato e abbiamo avuto esperienza, ahimè, diciamo della cultura della prevenzione deve esserci sempre, perché ovviamente il rischio di gestione emergenziale è sempre dietro l'angolo, sia essa sanitaria o di qualsiasi altra natura. Pertanto le associazioni di protezione civile insieme alla Croce Rossa Italiana e anche ai vigili urbani saranno presenti a Piazza Salotto per incontrare la cittadinanza. Portare a conoscenza della popolazione quali sono i rischi sismici, i rischi alluvioni, maremoti. Questo è quello che il Dipartimento di Protezione Civile ogni anno fa per incontro alla popolazione. Noi saremo in piazza a Chieti il 24 dalle 9 alle 19 per questa campagna. Due anni di promesse fantasma sul canile di Pescara, così i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che chiamano in causa la Giunta Masci. Un bando del Ministero dell'Interno che metteva a disposizione appunto 10 milioni di euro proprio per gli enti in predissesto finanziario, quindi come il Comune di Pescara, per mettere a norma canili già esistenti o crearne di nuovi. Nel mentre il Comune di Pescara, diciamo, che rincorreva la disponibilità di un benefattore privato che si era messo a disposizione per cedere gratuitamente un terreno, fermo restando che invece poi questa iniziale disponibilità è stata, come dire, accompagnata da una serie di condizioni imprescindibili, inaccettabili per il Comune, come ad esempio il fatto di dover prendere per buono un progetto già realizzato da un tecnico di fiducia del privato, la volontà del privato di conservare la proprietà di una unità immobiliare all'interno del futuro canile, e come anche la volontà di nominare un suo responsabile di fiducia che gestisse poi in un secondo momento le adozioni canine, quindi scavalcando anche l'associazione che avrebbe gestito la struttura. Quindi chiaramente condizioni inaccettabili. Noi però nel frattempo, non avendo altra progettualità a nostra disposizione,
come Comune abbiamo ben pensato di partecipare a questo bando, presentando comunque questo progetto, di cui in realtà non abbiamo la proprietà, indicando quel terreno per la realizzazione, terreno che ad oggi non è effettivamente nelle nostre disponibilità. Quindi il paradosso è di rischiare di vincere un bando e non poter utilizzare il finanziamento perché non disponiamo né del progetto né del terreno che abbiamo indicato nella domanda di partecipazione. La cultura all'Arca di Teramo sarà visitabile fino al 31 di ottobre la mostra fotografica di Armando Di Antonio, 27 frammenti urbani che il fotoreporter teramano dedica alla sua città. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Il fotografo Armando Di Antonio dedica un libro fotografico a Teramo, la sua città. 27 immagini, anzi frammenti urbani, come l'autore li definisce, sono in mostra fino al 31 ottobre all'Arca, il laboratorio per le arti contemporanee di Teramo. Era una cosa che volevo fare da tanto tempo, ma non ero mai riuscita a portarla al termine, nonostante abbia tantissime foto di Teramo fatte per lavoro, ma anche per mio gusto personale. Cioè avevo deciso di ricominciare questa cosa da capo, cioè fotografare Teramo da zero, secondo le mie visioni. E l'occasione è stata che mentre stavo rileggendo degli scritti di Luigi Ghirri, c'è stata una frase che mi ha colpito particolarmente. Questa frase diceva: tutte le cose dovrebbero essere osservate seguendo movimenti e angolazioni che ci portino a vederle meglio. Io all'inizio sembrava quasi una cosa banale, però in effetti riflettendoci non è così. E infatti ho cominciato ad girare per Teramo e quindi ad andare nei luoghi a me più cari all'inizio. E quindi ho cominciato ad osservarli utilizzando molto tempo e tornandoci più volte. E mi rendevo conto che queste cose che io vedevo alla fine non erano quelle che avevo visto originariamente. E ho avuto la conferma di questo perché avevo deciso di fotografare sia cose che mi piacevano ma anche quelle che non mi piacevano. Teramo è piena di queste contraddizioni. E con mia grande sorpresa ho notato che una volta divenuta immagine quella foto stampata era veramente diversa da quella originaria che avevo in mente. Il testo critico presente nel volume Teramo, frammenti urbani di Armando Di Antonio è stato curato da Gabriele Dautilia, docente di fotografia e cinema all'Università degli Studi di Teramo. E ora lo sport, domani trasferta a Siena per il Pescara, oltre lo squalificato Illanes, mancheranno anche Valdifiori e Galano. Recuperato invece Rizzo che può giocare dal primo minuto. Da verificare le condizioni dei difensori Drudi e Ingrosso, in preallarme il baby Veroli. Pescara in difficoltà, ma non sta meglio il Siena, il cui tecnico Gilardino, peraltro squalificato, si gioca la panchina. Andrea Costantini. Due sconfitte, una vittoria stentata e appena 4 punti. Questo è il bilancio del Pescara nelle ultime 4 partite. Il ciclo degli scontri diretti non solo non è iniziato bene, ma ha creato anche una frattura di 8 punti dal primo posto. La difesa incassa gol con grande facilità e alla vigilia c'è il match del Franchi di Siena tra due squadre in difficoltà. Il tecnico Auteri non le nasconde, ma prova a mostrarsi fiducioso e spiega. C'è unità di intenti, questo sì, c'è un obiettivo comune che poi deve essere trasferito alla squadra. Non siamo né alla deriva e neanche siamo al De Profundis. Questa non è una squadra che sta male, questa è una squadra che ha regalato con continuità alcune situazioni, ma non è una squadra che sta male e quindi io non sono preoccupato, deluso sì, incazzato sì per le cose che facciamo, amareggiato sì, ma non sono preoccupato perché non abbiamo grandi problemi da risolvere per cui ci vuole tanto tempo, basta poco. È chiaro che siamo in un momento particolare, è chiaro che la posizione di classifica non è quella che ci aspettavamo, è chiaro che abbiamo lasciato punti per strada, è chiaro che
siamo tutti responsabili, io per primo, perché io non mi sottraggo assolutamente alle mie responsabilità, ma non sono preoccupato. Per la gara di Siena c'è il rischio di una emergenza difesa. Iannes è squalificato, Ingrosso e Drudi danno qualche preoccupazione, per citare le parole di Auteri. In preallarme il Baby Veroli, convocato il primavera a Sacco. Probabile il ricorso alla difesa 4 con Cancellotti e Frascatore sulle due corsie, Veroli e uno fra Drudi e Ingrosso al centro. In mediana più copertura con il ritorno di Rizzo, confermati Memusciai e Pompetti. Davanti in crescita le quotazioni di Rauti per un posto accanto a Ferrari con Clemenza alle spalle. Oltre Dursi non convocati neanche Valdifiori e Galano. Così Auteri sul Siena. È una squadra di spessore, una squadra che ha cominciato non benissimo come noi. Sono una squadra consistente, importante, perché hanno giocatori importanti. Non sono in un bel momento, vabbè, ci andiamo a giocare la partita. Sensazioni positive dopo la sconfitta dell'altro giorno? Sono ancora più consapevole della forza di questa squadra, sono ancora più consapevole di quello che la squadra può dare domani in campo. E, visto anche l'allenamento di oggi, ho visto gli atteggiamenti giusti, ho visto una squadra sul pezzo, una squadra che sicuramente ha voglia, ha necessità di fare una partita di quelle giuste. Abbiamo la fortuna che rientrano in panchina Favalli, Bani e Conson, quindi sono tre recuperi importanti, e dovrò fare delle valutazioni su alcuni giocatori e le farò nelle ultime ore. Sarà un Teramo decimato quello che domani sfiderà la vice capolista Cesena, lista lunghissima di assenti, cui si aggiunge anche Fiorani, mentre Arrigoni potrebbe essere convocato per onor di firma. Per questo la società ha tesserato stamani il centrocampista Mattia Lombardo e il tecnico Guidi potrebbe optare quindi per il 3-4-3 con Azio Osmanovic interno di centrocampo al fianco di Viero. Trio in difesa con Piacentini, Soprano e Bellucci, e nel Cesena out l'ex Zecca, Adamoli e Candela. Ascoltiamo i due allenatori, Guidi e Viali. È una partita in cui saremo in grande emergenza e quindi dovremo fare di necessità virtù, ma questo non deve essere assolutamente nessun tipo di alibi. Ma come ho detto ragazzi, sarà anche un'opportunità per coloro che magari hanno fino ad oggi avuto meno minutaggio e che avranno la possibilità di giocare una partita straordinariamente bella da giocare, molto stimolante, molto motivante. Fiorani andrà valutato fino all'ultimo secondo. Però già vi dico che non prenderò mai un rischio in nessuno di loro e quindi io non voglio rischiare un calciatore per poi perderlo per 3, 4, 5 gare. E Lombardo è stata una scelta perché chiaramente, avendo necessità, il presidente e il direttore hanno accolto quelle che sono state le mie necessità, perché le mie richieste, perché eravamo in palese difficoltà numerica e quindi Lombardo penso oggi ha svolto la seduta di allenamento con noi e domani sarà a disposizione. Sì, è ipotizzabile pensare di vedere un'interpretazione sia a livello di sistema di gioco che di gestione della partita un po' diversa? Sì, abbiamo provato qualcosa, anche qualcosa di diverso, come già l'avevamo preparato nella partita precedente. Detto questo, io penso che l'identità e l'atteggiamento, la mentalità non deve cambiare, perché poi scriveresti un tema a cui non sei preparato. Poi io mi aspetto che i ragazzi sul campo diano veramente qualcosa in più, a cominciare da me, dal mio staff, perché domani è un bel test. A me è una partita che mi stimola parecchio, perché nelle difficoltà poi si vede davvero di che pasta sei fatto e quindi sono estremamente curioso. C'è subito un'altra partita determinante per il nostro percorso contro una squadra molto equilibrata, sia in fase di possesso che di non possesso, equilibrata, fa le cose bene, molto intensa, aggressiva nella fase di non possesso. Una partita tra due squadre che provano a fare la gara sempre, quando sono in possesso, tutte e due, quindi una partita aperta. E la partita al di là del fatto che sia la terza di una settimana, però concettualmente due squadre che
non piace che la palla la diano gli avversari, quindi intensità, grandi pressioni, e chi sarà più bravo a rimanere ordinato, compatto e avere i tempi giusti sotto questo punto di vista potrà portare la partita dalla sua. La pallavolo inizierà domenica pomeriggio al Palaroma il campionato di Serie C della Cetias Montesilvano Volley Maschile con il confronto con la Fortitudo Teramo. Sulle aspettative di questa stagione ascoltiamo le parole dell'allenatore Alberto Tenga al microfono di Sergio Zappalorto. Alberto Tenga, una squadra di Serie C, Alberto, che vuole emergere a tutti i costi. Ci ha provato l'anno scorso, però c'era il campo basso che non era una qualsiasi. Ci riproverete anche per restituire lustro a una bella tradizione che il Montesilvano vorrebbe ricreare, rigenerare? Sì, sì, certamente. Sono due anni, due stagioni. Due anni fa abbiamo chiuso il campionato terzi, l'anno scorso secondi e quest'anno cerchiamo di centrare l'obiettivo, anche perché ecco, il Montesilvano mi sembra che proprio dal 2005 l'ultimo campionato di Serie B, allenavo proprio io l'ultimo campionato di Serie B. E sarebbe bello, la squadra c'è, cioè, la squadra di quest'anno è una squadra giovane, deve lavorare, abbiamo perso rispetto all'anno scorso Alberto Di Silvestre che è andato con l'Impavida, però siamo riusciti a ingaggiare Mario Vita che l'anno scorso ha militato a Pagliete in Serie B. Poi sono anche altri due giovani che stiamo in corso di tesseramento. La squadra è competitiva e giovane, come ripeto, deve fare esperienza, deve migliorare tecnicamente e con qualche rinforzo potrebbe tranquillamente fare un campionato di Serie B. Domenica 24 ottobre, prima di campionato, esordio interno al Palaroma, ore 18? Ore 18, sì. Contro Fortitudo Teramo, Cetias Montesilvano, Fortitudo Teramo, come finirà? Proviamoci. Ma 0-0 non lo puoi dire. Sono due anni che ci scontriamo spesso, le partite sono sempre finite a 3-0 a favore nostro, sia andata che ritorno, e noi sulla carta stiamo meglio di loro, quindi il risultato dovrebbe essere quasi scontato, poi sul campo la palla è rotonda, non si sa mai. Si svolgerà domenica 24 ottobre con partenza e arrivo a Giulianova, tappa a Tortoreto Alto, il Gran Premio d'autunno, raduno riservato a macchine con marchio Ferrari, Porsche, Alfa Romeo e auto storiche. Il servizio a cura della redazione di Publivideo. Gran Premio d'autunno a Giulianova, domenica 24 ottobre e aspettiamo un afflusso di pubblico ma anche di auto di particolare valore. Sì, aspettiamo questi equipaggi che si stanno iscrivendo, stiamo concludendo le iscrizioni, penso domenica ci sarà una grossa rappresentanza di Ferrari, Porsche, Alfa Romeo e anche auto di particolare interesse storico. Il concetto, come ogni volta quando organizziamo questo genere di evento, è legato sempre a un aspetto benefico, alla beneficenza. Anche in questa occasione raccoglieremo dei fondi che serviranno poi per fare delle donazione a due case famiglia, una qui di Giulianova e l'altra a Tortoreto. Vogliamo ricordare il percorso che si snoderà tra Giulianova e Tortoreto? Allora, dunque, le auto, finite le iscrizioni, alle ore 10 si trasferiranno in colonna in territorio della Contrada di Terra Bianca di Tortoreto, da lì le auto una alla volta si muoveranno alla volta di Tortoreto Alto, dopo un piccolo riordino partirà la seconda tappa che da Tortoreto Alto le ritrasferrà sempre una alla volta, a distanza di 2 minuti l'una dall'altra, verso Giulianova. Con l'evento conclusivo del 24 anticipiamo appunto la giornata del 24, al 23 presso il Cursal, dove presenteremo il libro Il circuito del castello. In quell'occasione abbiamo anche un altro evento nell'evento che sarà la premiazione del pilota Riccardo Ponzio e dell'ingegnere Francesco Caruso. Questa era l'ultima notizia, i nostri servizi sono sul web, sul canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, buona serata.